Ma se lavorate su un sistema multiutente come una macchina Unix e ci lavorano più utenti, gestire i package tramite RStudio vuol dire che c'è il rischio, cioè succede sicuramente, di avere sette installazioni dello stesso pacchetto. Quindi cominciano perché sono sette utenti diversi. I pacchetti vengono installati nella vostra cartella home. Invece su un sistema Unix è meglio fermarsi, diventare amministratore e installarli. Quindi, logica, al di là dei dettagli che dipendono dal sistema operativo, logica dei pacchetti. È esattamente come funziona con un libro. Un libro lo potete leggere, ma prima di poterlo leggere dovete averlo comprato. Il libro tecnicamente lo si compra una e una sola volta, lo si mette in libreria in soggiorno e poi lo si può rileggere tutte le volte che si vuole. Un package di R, se non c'è sul vostro computer, lo si installa una e una sola volta. E poi si può dare il comando library, che è quello per usarlo. Chiara la differenza? Sì. Ok, ah, è fonte di confusioni. Secondo voi quale sarà il comando R per installare un package? Install package. Anch'io mi sbaglio sempre, è plurale. Install.packages. Yes. Tra parentesi, il nome del package. Ok? C'è poca fantasia, ma va bene che c'è poca fantasia perché i comandi uno li capisce, li impara, se li ricorda. Allora, su questo sistema qui è già stato installato il package. Perché? Perché RStudio, se così non fosse, qui in alto, prima della prima riga dello script, magari con il libro è successo, mi fa comparire, arrivo, visto la mano alzata, mi fa comparire una bella riga gialla che dice: caro, il tuo script vorrebbe usare quel package, ma sul tuo computer non c'è. Se clicchi qui te lo installo io. E finché siete su Windows, fatelo che vi risolvo un sacco di problemi. Domanda? Sì, la domanda era, in un caso c'è scritto file.path e nell'altro c'è scritto read underscore Excel. C'è una differenza tra underscore e dot? Certo che sì, sono due caratteri diversi, c'è la stessa differenza che c'è tra la A e la U, no? Nel senso, mi spiego meglio, file.path è un comando. Chi l'ha inventato ha deciso di usare il punto. E quindi il comando è così, che mi piaccia o meno, e lo uso. Chi ha creato il comando read Excel ha deciso di usare il tratto basso. E così me lo tengo, no? Sono convenzioni. Se vi È il nome ricordate, stesso. arrivo Giulia, se vi ricordate, una delle questioni a cui ho accennato è lo stile di programmazione. Ve lo faccio qua nell'editor. Se io devo dare un nome a una cosa, posso usare la convenzione del punto. Posso usare la convenzione del tratto basso. Posso usare il camel case. Perché usando le maiuscole vengono fuori come le gobbe di un cammello. Ma posso usare anche. Capite che ci sono tantissimi modi? E maiuscola e minuscola fa differenza. Ok? Sono caratteri diversi, esattamente come sono diversi il punto e il tratto basso. Cosa cambia? Niente. È semplicemente una questione di stile. Io personalmente uso le maiuscole, uso il camel case. Sono cresciuto così. Ma in certi casi, vedete, dov'è? No, qua non lo faccio proprio, in altri script lo vedremo. In certi casi, se magari lavoro su codice fatto da un altro che usa la convenzione tratto basso, la uso anch'io. Spero di aver risposto alla domanda. Giulia? Allora, io vorrei capire perché lei ha aperto un progetto da una Sì. cartella, ok? Nel caso in cui io, cioè, non avessi un progetto, ma ho Ok, solamente fammi vedere prima un come si fa. file Excel, Allora, come lo lo importo? Come lo posso rifacciamo. importare? Perché mi sono persa un pezzo, forse non lo No, allora, so. sono due cose diverse. Come importare un file Excel? Ci sono devi caricare delle librerie, devi aggiungere dei comandi a R. Oggi, a luglio 2024, usate read Excel e dimenticatevi qualunque altra cosa. Non usate i CSV. Lavorate in presa diretta sui dati, non create delle copie. Creare delle copie vuol dire creare l'anticamera per un disastro. Non sapete più qual è il file giusto.
Se avete un file solo, il file giusto è quello. Se avete diverse copie, diverse versioni, nome del file, numero, nome del file, numero, qual è quello buono? Quello col numero più alto. Impariamo dagli informatici, non numeri di versione. Per quanto riguarda il progetto, invece, quello che ho fatto è, sono due passaggi. Uno a livello di sistema operativo, a livello di gestione file. Mi è arrivato il file Excel, io mi piazzo in un punto qualunque, ve lo faccio così al volo, andiamo in una certa cartella, vado nella cartella dei file temporanei, scusate, faccio una cartella che chiamo legumi, ho scritto leguni, scusatemi, in questa cartella creo una cartella doc, creo una cartella data, cioè le faccio a mano, poi in realtà faccio copia e incolla da uno schema di cartelle vuote che ho lì da qualche parte sul mio computer, siamo fin qui? Prendo, sì. Ok, il file Excel che mi hanno mandato, facciamo che questa qua è la cartella dei download, lo prendo, lo copio, lo taglio e lo metto qua. Cioè, sto lavorando con i file, R non c'è, c'è risorse del computer, o il Finder per chi ha Apple, o in questo caso io sto usando Mate, che è uno dei gestori di file di Ubuntu, e quindi metto in questa cartella i miei file, basta, fine. Adesso chiamo in causa R. Allora, scusate un attimo, chiudo questa sessione, così le vediamo da zero. Ok, quindi ho creato la cartella legumi, magari la correggo, scusate. Legumi, ecco, adesso mi piace di più. Creo la cartella legumi, che ha una cartella doc vuota, che ha una cartella, manca la cartella per gli scripts e la cartella per i grafici, vabbè, la faccio dopo. Dunque, metto qua data con dentro i miei legumi, ci siamo? Cioè, sì. C'ho lo scaffale, ma non c'è il progetto. No problem. Faccio partire RStudio. Ha già un progetto attivo, chi se ne frega. Progetto nuovo. Cartella nuova, cartella che esiste già. Cartella che esiste già. Quale? TMP, legumi. Apri. Avete visto? Crea progetto. Ok. Progetto legumi aperto, vedete la cartella data, vedete la cartella doc, vedete il file progetto che è stato creato. Fine. Semplicissimo. Grazie mille. Niente. Allora adesso torno al mio progetto legumi, quell'altro, no? Poi se voglio posso creare anche le altre cartelle, ma la logica è avere una cartella progetto con dentro il file progetto, che avete visto come si crea, e tutto quello che vi serve. Se devo fare degli scaffali, leggi, cartelle, le faccio, e magari prendo l'abitudine di fare sempre le stesse, una per i dati, una per i documenti, una per gli scripts e una per i grafici. Di più non vi serve, il minimo sindacale è quello. Allora, vedete qua, l'ho aperto e mi dice progetto nessuno. Progetto legumes, che è quello vero, che stavamo usando come esempio. Allora, cominciamo a strutturare la mia faccenda di analisi dati, no? Devo invocare, chiamare in causa la libreria Read Excel. Notate come uso i commenti. Library Read Excel. Non scrivo questo è il comando che carica una libreria, lo sanno tutti, sono io che sto imparando a usare R che non ho ancora capito, no? Ma qua di fianco ci metto un commento per spiegare perché voglio caricare quel pacchetto, perché mi fornisce quel comando lì. Il mio programma non funziona né meglio né peggio se metto o no questa parte qui che adesso vi evidenzio, perché quello è un commento, non viene ignorato da R, ma l'essere umano che legge questo codice gli do una mano. Ma perché usi quel comando lì? Perché usi quel package lì? Perché mi dà quel comando. Ci siete? E anche qui, poi dopo mi porto avanti, devo fare dei grafici, vi ricordate? I grafici, cominciamo a ragionare su questa cosa, in R si possono fare in tre modi. O usi i comandi del pacchetto graphics, vedete che R, qua non ho ancora caricato nessun pacchetto, eh? Se clicco su Global Environment, R mi fa vedere che sono già precaricati alcuni pacchetti. Quello più in alto è l'ultimo che è stato caricato. Quindi, quando R parte, R stesso è fatto di package.
non ci sono eccezioni, l'hanno scritto dei pedanti, vi ho avvertito, viene caricato per primo il pacchetto base, che potete immaginare cosa fa. Viene caricato il pacchetto metodi, il pacchetto con i dati di esempio, il pacchetto con i comandi di utilità, il pacchetto per gestire i dispositivi grafici, lo schermo, la stampante, i file, il pacchetto per fare la cosiddetta grafica di base, comando plot per intenderci, e il pacchetto per fare le tecniche statistiche di base, la media, la varianza, la regressione. Ci siete? Poi io qua posso caricare tutti gli altri pacchetti che voglio. Io so che per quello che devo fare adesso me ne servono di sicuro due. Read Excel, perché devo leggere un file Excel, e siccome devo fare dei grafici, la grafica di base, se l'avete mai vista, è un po' bruttina e ha un modo di lavorare che trovo abbastanza scomodo, e allora ho solamente altre due alternative. O uso la grafica a traliccio, e quindi userò il pacchetto Lattice, non lattice, Lattice, reticolo, il reticolo che usano i chimici per montarci i loro sistemi di reazione, provette, tubi, eccetera, eccetera, perché si fa una si fanno i grafici attaccando dei pezzi su un virtuale traliccio, quindi il grafico viene espresso come un'equazione. Ggplot invece, quando ho scoperto che c'era, mi sono messo a piangere, non sto scherzando, perché è la grammatica dei grafici. Se non avete mai letto il libro di Leland Wilkinson, The Grammar of Graphics, cercatelo e leggetelo. A me ha aperto un altro mondo, ma non usavo ancora R. Usavo SysStat, che è il programma di statistica scritto interamente da lui stesso, a mano, da Leland Wilkinson, che è uno statistico americano che ha cominciato a scrivere questo programma monolitico di analisi dati negli anni 80. Siamo arrivati, credo, alla versione 13 o 14, costa un migliaio di euro, e quel programma faceva tutte le analisi statistiche e stava su un dischetto da 720 kilobyte. Beh, è riuscito a mettere tutto in 720 kilobyte. Perché? Perché ha inventato il paradigma della grammatica dei grafici, che è un modo di descrivere come vuoi costruire un grafico come se fosse una sommatoria, come se fosse una frase, soggetto, i tuoi dati, predicato, che tipo di grafico vuoi fare, verbo, cosa, se, quale colonna dei tuoi dati controlla cosa. È un modo di lavorare a cui io sono abituato da anni, da prima ancora di usare R, e quando l'ho trovato qui mi sono sentito a casa. Quindi GG sta per Grammar of Graphics, ok? Perché se faccio i grafici li faccio con una tecnica che mi piace e funziona. Cioè, lo vedremo più avanti. Fai i grafici dicendo vorrei usare questi dati e poi l'asse X è questo, e poi l'asse Y è quello, e poi lo fai in bianco e nero, e poi fai gli assi logaritmici, cioè si aggiunge un pezzo alla volta, e poi è il simbolo di addizione. Quindi, se voi avete fatto il vostro bellissimo grafico a colori e l'editor della rivista vi dice guarda che ci vuole in bianco e nero, non dovete fare nient'altro se non aggiungere, e poi lo fai in bianco e nero. Comodo, no? Ok. Quindi qui carico questi due pacchetti. Guardate un attimo cosa succede. Vedete qua nell'environment che sono caricati questi package, l'abbiamo visto poco fa, no? Se io eseguo questo comando, come si fa a eseguire un singolo comando? Metto il cursore in un punto qualunque di quella riga e clicco su Run. Vedete che qua in console è stato sparato quel comando lì, come se avessi fatto copia e incolla. E vedete che il comando non ha sortito nessuna risposta, non mi ha detto niente. Perché? Perché tutto è andato come ci si aspettava. Adesso c'è un package in più. Funziona come modo di ragionare? Se non volete staccare le mani dalla tastiera, cosa che vi raccomando, usate i tasti freccia invece del mouse, li mettete in un punto qualunque della riga e premete sulla tastiera contro l'invio, che se appoggiate il mouse su comando run, vedete che vi compare un tooltip che vi dice esegui la linea corrente oppure le più righe che hai selezionato tra parentesi CTRL più Enter. Quindi imparate un po' di scorciatoie da tastiera. Vedremo poi domani che esistono dei cheat sheet, dei fogli da stampare con su tutte le scorciatoie e i comandi, ve li appiccicate sul muro piano piano mentre li imparate. Ci siamo fin qua? Quindi, cos'è successo fin qui nel mio programma? È successo call libraries here. Niente, ho apparecchiato tavola, ho messo lì sul bancone
lo strumento per l'apriscatole per i file Excel e il macchinario per fare i grafici. Che userò? Allora cominciamo a usarli. Seconda parte, accedere ai dati. Come si fa? Uso il comando read Excel. Eccolo qua. Però se ci fate caso, prima c'è un'altra riga. Cioè, cosa succede se il mio file di dati cambia? Dovrei andare a modificare il mio programma scrivendo il nome del file da un'altra parte. Allora cosa faccio? Uso una tecnica che sembra strana, ma in realtà è comodissima, che si chiama programmazione parametrica. Cioè io faccio in modo che all'inizio del mio programma io dichiari una serie di costanti che sono semplicemente i nomi dei file. Se cambia il nome del file, io devo modificare una sola cosa nel mio programma. Quel segnaposto che dichiaro qui nella riga numero 6. No? Guardiamo un attimo la riga numero 6. Qualcuno di voi sarà preoccupato perché c'era il punto. No? Allora, io qua cosa faccio? Proviamo con l'analisi logica. Dov'è c'è la freccina? Sì. Allora vuol dire che è un comando che produce un risultato che viene memorizzato da qualche parte. Dove viene memorizzata questa cosa? In una variabile che si chiama, con molta fantasia, data file. E come volete chiamarla, no? Come vedete qui nell'environment non c'è. Allora eseguiamo questa riga. Adesso esiste data file il cui valore è una scritta, è una stringa, è del testo, ed è data slash legger, cioè la cartella, se guardate qui, la cartella e il nome di file. Quindi se cambia il posto in cui stanno i miei dati, io devo toccare un solo punto nel mio programma, questa riga numero 6. Immaginatevi un programma, se volete vedere dei complicati, basta chiedere, tra domani e dopo li vediamo, in cui apro decine di file, perché devo fare dei sistemi che travasano dati da un programma all'altro. No? Quando si lavora con le banche dati, data pumping si chiama, no? O TRS, Transform, Read and Save. Beh, fai delle procedure che non fanno conti, prendono dati in un formato, li sistemano e li scrivono in un altro. No? Spesso e volentieri conviene usare R per fare questi mestieri. Vedremo degli esempi nei prossimi due giorni. Avendo creato un segnaposto, vuol dire che nel resto del mio programma, dove diavolo sta nel file system del mio computer il file con i dati, è data file. Caro R, non lo so più dove stanno i miei dati. Vai a consultare qual è il valore che in questo momento ha la variabile data file e ti arrangi. Quindi, riga numero 7, c'è la freccina? Sì. Allora vuol dire che dalla parte del gambo della freccina verrà chiamato un comando che produce qualcosa e quel qualcosa verrà travasato, punta della freccina, in un contenitore, in un oggetto che sta a sinistra, che si chiama, con molta fantasia, perdonatemi, data. Ci siamo? File path, che cosa fa? Non lo so, lo chiediamo a R, mi metto in console, perché non ha senso scrivere un programma che chiama l'help, e scrivo punto di domanda, file.path, e premo invio. Avete visto cosa è successo qua? Questa, la vediamo bene domani, è la classica pagina di help. Cioè capire come si fa a leggerle è la cosa più difficile di lavorare in R. Lo so che mi odiate, ma queste pagine sono facilissime da leggere solo su un sistema Unix. Quella che ho fatto apparire adesso è la linea di comando Unix. Scrivo man è manual, e questa è la pagina di manuale. Sapete che su Windows c'è l'help, no? Non lo usa nessuno perché non è informativo. Su Unix c'è l'help e vi dice tutto. Le pagine di help di R sono costruite in modo da essere identiche alle pagine di manuale di Unix. Quindi se avete un'esperienza di lavoro su Unix, giocate in casa. Se non ce l'avete, fateci un pensierino, perché forse è ora di abbandonare Windows
e se usate i calcolatori a livello professionale, lavorare su un sistema un pochino più comodo, anche se diverso da Windows, quindi c'è una curva di apprendimento che non è indifferente. Ora, cosa dice la pagina di manuale di FilePath? Dice che è un comando del pacchetto base, abbastanza importante, e serve per costruire il percorso per arrivare a un file. Perché? Vi ricordate lo slash, il backslash, differenti convenzioni per specificare quale no? Cioè, se io passo una cosa scritta con un percorso Unix a uno di voi che usa Windows, non funziona nulla. Allora, file.path è un programma che, vedete cosa fa? FilePath, il separatore, questo, il carattere che indica il salto di cartella, ci pensa lui a metterlo, perché R sa qual è. E vai a chiedere al sistema operativo che ti ospita, nel mio caso Ubuntu Linux, nel vostro OS X piuttosto che Windows, qual è il carattere per separare. È un comando FilePath neutro. Avrei potuto scrivere data slash legumes.txt, non cambia granché, ma questo è uno stile di programmazione che rende il mio codice totalmente indipendente dal sistema su cui l'ho scritto. Funziona fin qui? Sì. Allora, vi chiedo una decina di minuti per chiudere, perché magari interesserà anche a voi vedere cosa succede in questo programma, no? Allora, eseguiamo anche la riga numero 7. Guardate qui a destra nell'environment cosa sta per succedere. Vedete che c'è solamente data file. Eseguo questo comando. In console non succede praticamente niente, ma qui è comparso un oggetto dati. 119 osservazioni per 53 variabili. 119 righe, 53 colonne. Qua c'è un simbolino che agli utenti Apple è molto familiare, perché se clicco si srotola. E guardate cosa è successo. Notate come vi viene mostrata questa cosa. Vedo tutto ruotato di 90 gradi. Non vedo l'intero foglio, perché non ha alcun senso vederlo. Ma vedo la struttura, vedo i nomi di colonne. Se invece fate doppio clic, guardate un po' cosa succede. Cioè, potete guardare i dati, non è mica proibito. Il problema è se sia utile o meno. Ci siamo fin qui? Quindi ho letto i miei dati. Ho aperto un file Excel con una riga più la chiamata alla libreria di Excel. Ora, una volta che ho aperto i dati, devo fare un minimo di condizionamento. Prego, Giulia. Allora, io ho un dubbio. Data fa, qua, nella riga 6. Sì. Il comando datafile, io assegno a datafile il mio file Excel, giusto? I dati no, del mio file Excel. Quasi. Allora, proviamo a eseguire questa parte qui. Io cosa devo fare in riga 6? Dire a R dove sta il file. Perché? Perché in riga 7 gli dirò aprilo. Ok? Ok, ma come faccio a dirgli dove... Mi sono persa questa parte, cioè come faccio a dirgli dov'è il file? Lo so io. Ok. Io okay. Ho creato tutta quella struttura di cartelle con risorse del computer e concepisco i posti sul mio computer in una logica di progetto. Ok. Cioè rispetto a dove sta, vedete qua, in realtà file. Il percorso completo è server doc didattica prea R24 legumes data, mi viene il tetano talmente lungo il percorso. Ma siccome sto usando un progetto, io comincio a contare da dove sta il file di progetto. Quindi è data il file. Comodo, no? Ma sono inseriti a mano? Cioè, devo scrivere sì, io sono data? Sono inseriti a mano. Sono inseriti okay, a mano. Ok, ok. Io devo abbinare il nome della cartella al nome del file. Cioè, va bene. Potrei scrivere, vediamo un po'. Potrei scrivere così, lo metto qui, faccio in riga 10. Datemi un secondo. Io potrei aver scritto questo, quello che vedete in riga 10.
funziona bene uguale. È brutto, fa brutto. Perché se questo comando io ce l'ho nella riga numero 200 nel mio programma e mi cambia il nome del file, divento pazzo o comunque perdo del tempo per andare a correggerlo. Allora, Top Heavy Programming, creo un segnaposto. Ho visto la mano Paola un momento. Creo un segnaposto. Per carità, avrei potuto crearlo così. Datemi il tempo di fare le cose. Avrei potuto crearlo così. Va bene uguale. Ma se questo lo eseguite sulla macchina con Windows potreste avere dei problemi. Allora cosa faccio? Già che ci sono, faccio le cose fatte bene. Lo creo in maniera neutra e poi lo uso. Il fatto che qua si chiami data file, avrei potuto chiamarlo Carmelo. Forse era meno comprensibile. Spero di aver risposto, Paola. Mi sente? Sì, sì, sì. No, la mia domanda in realtà era, ma cioè io ho capito la funzione di file path, ma io posso aprirmi anche soltanto legumi senza fare tutto questo, giusto? No, perché se guardi qui in console, R adesso ha i piedi dentro nella cartella legumi. Quindi eccoci qua, qui. Io da qui non vedo il file Excel. Devo prima andare dentro nella cartella data. Quindi, in teoria, dovrei fare o così, riga numero 10, o dovrei fare una cosa che funziona uguale, ma è un abominio, che è così. Fatemi scrivere come al solito, avrei tempo di scrivere. Dovrei usare queste due righe. Ops. Queste due qua. Cioè, qua sto facendo una corbelleria. Si può fare, ma è una corbelleria. Cioè, usare i comandi per cambiare la directory di lavoro è una cosa che non va fatta. Una volta si faceva così. Da quando esistono i progetti RStudio, c'è addirittura il meme in giro, talmente famosa è diventata la cosa, ed è: se tu usi nel tuo codice il comando setvd, ti vengo a cercare e ti spacco il computer. Non si fa. Anche perché così avete spostato R e si comincia a sfornare dei file con i grafici, come succederà tra qualche righe, è come se staccate il tubo dello scarico da cucina e poi vi mettete a lavare i piatti. No? Quindi conviene lavorare sempre senza muovere R dalla cartella di lavoro. Se voi avete un progetto e avete organizzato questa scaffalatura di sottocartelle, funziona in maniera molto 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 comoda. Emilia? Sì, chiedo scusa. Noi potremmo semplicemente, una volta che abbiamo fatto library, read Excel, scrivere data, read senza mettere read trattino Excel. Sì, il comando è read tratto basso Excel, non ce n'è. Okay. Si chiama così per comando. Cosa, io posso scaricare la library senza mettere install, cioè scrivere la library. L'abbiamo detto prima. Allora, install.packages ti vai a comprare il libro. Ma tu puoi comprare un libro, lo metti sullo scaffale e non lo tocchi mai più per il resto della tua vita. Così come tu vuoi rileggere, perché hai un attacco di masochismo creativo, vuoi rileggere Don Chisciotte, vai in libreria, ma quel libro non ce l'hai. Ok? Mm. Quindi, un conto è library, nome del pacchetto. Vuol dire che quel pacchetto tu dai per scontato che sia già stato installato, che non è garantito. Anzi, c'è anche require, che è modo più prepotente di dire library, perché require lo si usa, non usatelo mai in uno script, non è fatto per quello, si usa dentro ai package, cioè se un package ha bisogno di altri package per lavorare, questo lo si fa con il comando require, perché require cosa fa? Prova a caricare il package e se non c'è genera un errore, ti avverte che devi installarlo. Ok, un'ultima cosa.
Per scaricare RS Studio c'è un sito specifico, basta mettere su Google? RStudio spazio download, comunque è posit.org, qualcosa del genere. Ok, posit, ok, posit. No, ma lo si trova facilmente su Google, RStudio spazio download invio, è la prima cosa che ti viene fuori. Grazie. Ok, allora finiamo il nostro esempio. Abbiamo caricato i dati e come vedete sto rifacendo la struttura dei dati. Questa cosa che ho fatto per vedere com'è la struttura dei dati, la si potrebbe fare, sono passati in console, manualmente con il comando structure. Siccome è un comando che si usava frequentemente, è abbreviato in str, str. Se faccio structure data, vedete che in console mi compare esattamente la stessa cosa. Cioè, come si chiama la colonna? Che tipo di dato c'è in quella colonna e un assaggio, un esempio, delle prime tre o quattro righe, quelle che ci stanno nella schermata. Notate che a differenza di Excel, qui stiamo già lavorando con la logica delle banche dati, cioè le colonne hanno un tipo. Se la colonna ID è di tipo carattere, scordatevi di poterci fare una sommatoria. Le sommatorie si fanno con i numeri. Tutte le altre colonne, come vedete, sono numeriche. L'ultima è di tipo carattere. Potete anche inventarvi dei tipi specializzati, eh? Cioè, potete avere per esempio un tipo dato audio, un tipo carta geografica, un tipo sequenza di DNA. Vengono fatti dai pacchetti specializzati, ovviamente. Allora, qui cosa faccio? Devo fare una specie di trova cambia nella colonna origin e dirgli se leggi 1 diventa Puglia, se leggi 2 diventa Sicilia, cioè la variabile origin non è numerica. Voglio che sia un fattore, cioè una variabile di tipo nominale. Il comando per creare le variabili di tipo nominale è il comando factor. Se guardate l'help, punto di domanda factor, il comando factor vuole come primo argomento la variabile da ricodificare, i livelli di quella variabile, cioè i valori attuali, sono dei numeri, le etichette da assegnare a quei numeri, più altre cose che sono opzionali. Quindi gli dirò, prendi la colonna origin del data frame data, data dollaro origin, virgola, i livelli che troverai sono i numeri dall'1 all'8. Le etichette che assegni sono nell'ordine all'1 la Puglia, al 2 la Sicilia, al 3 il Lazio. Vi torna? Attenzione. Teniamo aperto qui la struttura di data a destra e eseguiamo questo comando che è lunghetto, sta su una riga sola. Lo eseguiamo, guardate bene cosa succede a origin, che è numerico, giusto? Io eseguo questo comando e opla, origin è diventato di tipo fattore con 8 livelli. Ho ricodificato i miei dati. Quindi se con un doppio clic vado a vedere il mio foglio elettronico, adesso è un attimino meglio. No? Ho fatto un classico lavoro di condizionamento dati. Anche qui non lo uso, ma l'ultima colonna, quella set, allenamento, validazione, conviene partizionare i dati per costruire un classificatore. Questo è un modo di lavorare che ha a che vedere con la classificazione dei dati, con la creazione di classificatori per lavorarci, con l'allenamento di un sistema di machine learning, per intenderci. Le etichette non devono essere caratteri, ma devono essere anche S fattori. Quindi lo riutilizzo. C'è di nuovo la scritta training e validation, ma a questo punto non è più una scritta. Sono due livelli di una variabile nominale, R ne è cosciente. Quindi la tratterà come tale. Rimane il problema di fare i grafici, ma ve lo lascio subdolamente, anche perché sono le 5:15, come compito per casa e è una delle cose che vediamo magari domani mattina. Ok? Va bene. Ok. Quindi direi di fermarci qui, magari datemi il tempo, entro la prossima mezz'ora, entro le 18,
vi carico questo esempio, sarà un file zippato, vi carico le slide che abbiamo usato anche in questa seconda parte della giornata e ci rivediamo domani mattina. Dalle 9 alle 12 il link da utilizzare è il medesimo di oggi, usiamo sempre lo stesso per comodità. Buon proseguimento a tutti, a domani. Se vi vengono in mente domande, preparatevele che facciamo un po' di questo domani mattina. Perfetto, grazie. Domani. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Serata.